Volevo farvi vedere il mio paese, si chiama Blevio e siamo sul lago di Como. E oggi sono venuta a registrare. E qui abbiamo il molo. Lì c'è Villa d'Este. Ovviamente piove oggi. Poteva andare peggio, no? Potrebbe piovere. Adesso vi faccio vedere. Perché siamo venuti a chiedere allo chef come fa il suo famoso aspic. Perché devo imparare, perché domani lo devo rifare io. Questo è il pontile e questo è il ristorante. E questo è il giardino. Ma voi dovete immaginarvelo la sera con tutte le lucine di Natale accese. A parte Cluny, c'è il pontile. Arrivo. Eccolo là. Va bene. C'è traffico. Sono venuta a trovare Momi nel suo ristorante perché devo chiedergli il consiglio su come realizza lui il suo fantastico aspic di frutta, che in genere lo fa in estate, giusto? Esatto. Okay. C'è movimento, quindi scuserete il caos, ma d'altronde nelle cucine è così. Quindi partiamo subito. Come fai l'aspic? Perché io devo fare, come ti ho raccontato, devo fare un aspic fatto di concime per le mie piante. L'aspic serve per addensare qualcosa che appunto è liquido. Noi abbiamo studiato questa gelatina di frutti di bosco. La ricetta è semplicissima: il liquido si parte da una base di acqua e zucchero e un'aggiunta di moscato dolce, e il nostro tocco dello chef è quello di aggiungere dei frutti di bosco, lamponi, mirtilli, ribes, more, ma anche con delle pesche o anche due o tre tipi di altra frutta cotta. Il risultato sarà eccezionale. Okay. E tu hai le formine con le carine? Noi abbiamo le formine con le carine perché valorizza ancora di più poi il risultato della gelatina, in quanto magari proprio la classica formina, quella forma di esagono o di castello. Ma in silicone o in... Abbiamo entrambi, abbiamo sia silicone che magari di ferro o di alluminio, ma in assoluto il silicone è comunque il più pratico e il più comodo. Ok, anche io ho preso quello in silicone. Bene, domani proviamo. Parti già bene. Ok. Quindi come faccio ad addensare la colla? Tu usi la colla di pesce? Noi usiamo la colla di pesce, sì, in alternativa anche l'agar-agar, ma il giorno d'oggi ci sono delle colle di pesce per pasticceria che hanno veramente pochissimo sapore, quindi sono... non sanno praticamente di nulla. Okay. Una volta il problema era quello, che magari facendo qualcosa di dolce si tendeva, si esaltava troppo il gusto della colla di pesce. Il giorno d'oggi vanno benissimo. Chiaro è che meno colla di pesce si mette, più buono sarà il risultato. E allora un po' il consiglio dello chef, il segreto dello chef qual è? È quello di, uno, incorporare pian pianino con una frusta i due liquidi. Perché? Perché se uno si agita un po' si forma della schiumetta in superficie, e quella sarà un po' noiosa poi da mettere nello stampo, perché comunque rimane e comunque si vede nel risultato finale. La mia ricetta è questa. Allora, la colla di pesce va sempre ammorbidita in acqua fredda e mai in acqua calda, perché in acqua calda si scioglie e quindi perdereste tutto il risultato. In una pentola facciamo bollire un po' di acqua e zucchero. Una volta che abbiamo raggiunto il bollore, aggiungiamo, come vi ho detto, dentro una bacinella, dentro una vaschetta di ghiaccio, i due composti, quindi il liquido dello sciroppo e la colla di pesce strizzata. Con una frusta pian pianino incorporate, cercando di non fare appunto schiumetta. Nel caso potete usare una bella spatola da pasticceria, una Marisa, pian pianino, quella va benissimo. Poi aggiungete un goccino di moscato bianco dolce. Nello stampino potete già mettere i frutti di bosco in maniera irregolare, perché comunque il liquido cambierà un po' la posizione. Man mano che la colla di pesce rimane nella bacinella si addensa,
non addensatela troppo perché sennò non riuscite a metterlo dentro lo stampino. Quindi mettete dentro lo stampino il vostro liquido, lasciate in frigorifero un paio d'ore e servite. Voilà, semplicissimo. Avete capito? Lui ha detto semplicissimo. Vedremo domani. Certo. Prova del 9. Comunque, ieri ho fatto le stories, avete indovinato tutti come si chiama la spatola. Bravi! Io non lo sapevo. Quindi adesso devo tagliare a metà la mia colla di pesce e poi ho calcolato tutte le dosi per fare le formine e per fare i nostri aspic con il concime. Incrociamo le dita. Ho fatto sciogliere la colla di pesce nell'acqua calda, come si può ben vedere. Adesso devo aggiungere acqua fredda e la mia dose di concime. E poi in questa con il ghiaccio devo vedere quanto farlo rapprendere. Quindi, ma come si apre? Ho preso una forbice. Ok, quindi qua verso questo e l'acqua fredda che avevo già. Adesso, come dice Momi, se vuoi vedere se si rapprende, lo appoggi sul ghiaccio. Inizia a rapprendere? Non ci credevo. Allora, no, ma non riesco con la destra. Devo versare qui con questa. Però sono imbranata con la sinistra. Allora, fa vedere. Come mi ha detto lo chef, ha detto tieni una pentola di acqua calda di fianco e una pentola di acqua con il ghiaccio, per cui se si rapprende troppo la rimetti a sciogliere nell'acqua calda. E così sto facendo. Adesso l'ho sciolto troppo e riaspettiamo. Quasi quasi lo verso così. E mi è più comodo da versare. Incrociamo le dita, adesso in frigor, anzi ne vado avanti, ne faccio altre e poi in frigorifero. Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione, vi lascio qui il link alla copertina così potete sfogliare tutta la rivista Blossoms in Spring dedicata a Cracovia. E io volevo ringraziare One per avermi dato la possibilità di creare un progetto originale con appunto il loro concime e le nostre piante e le formine e l'aspic, insomma. Grazie a tutti. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in tutto questo processo creativo. Ciao da Dana di Blossoms In e alla prossima copertina.